In Val Brenta si torna a parlare di un polo scolastico nell'ex magazzino tabacchi di Carpanè. Valstagna, San Nazario e Cismon hanno inviato a Roma il progetto per cercare di ottenere il finanziamento necessario. Un polo scolastico nell'area dell'ex magazzino tabacchi di Carpanè. Il sogno ora è anche un progetto, presentato dai comuni dell'Unione del Medio Canal di Brenta alla cabina di regia del Piano Città. 2 miliardi di finanziamenti stanziati dal governo con il decreto sviluppo dell'estate scorsa. 8 milioni l'importo dell'intervento studiato da un pool di professionisti per accorpare scuole materne, elementari e medie di San Nazario, Valstagna e Cismon. Secondo l'assessore alla cultura di Valstagna, Valerio Costa, vantaggi e risparmi sono garantiti in termini di trasporti e spese. Anche solo di consumo di energia elettrica o di riscaldamento, con 10 o 11 scuole, 500.000 euro all'anno sono anche poche. E di per sé anche l'opera si potrebbe finanziare con questo risparmio. Il polo ospiterebbe oltre 460 alunni in un complesso ecosostenibile attrezzato di palestra e biblioteca. I fondi statali consentirebbero anche di mettere in sicurezza la viabilità e guadagnare spazi pubblici fruibili pure in orari extrascolastici. È una scommessa perché il campanilismo non è tramontato. Ci si ragiona spesso e volentieri, ma quando è il momento di decidere, nessuno prende la decisione. Se lavoriamo con obiettivi e siamo soprattutto lungimiranti, allora si vincono le sfide.